Dunque, siamo sul viale Trastevere, eccolo qua. Questa, sapete cos'è, con queste belle bandiere, è la sede del primo gruppo dei vigili urbani. Questi a terra sono i parcheggi riservati alla polizia municipale e lì in fondo c'è il famoso attraversamento di cui abbiamo parlato qualche mese fa e che trovate nel link. Un cittadino si è impegnato con grandi difficoltà a far dipingere queste strisce pedonali ed ecco il risultato. Non solo ci sono le macchine sulle strisce, ma c'è la doppia fila delle macchine sulle strisce. Qua c'è l'impossibilità totale per chiunque, soprattutto una persona anziana che deve andare in farmacia. Qui c'è la farmacia dell'ospedale San Gallicano. Ed ecco qui la situazione. Non una fila di auto, ma due file di auto. Quindi sfidiamo qualsiasi mamma con passeggino, qualsiasi disabile, qualsiasi non vedente a passare e a poter utilizzare il percorso pedonale di Viale Trastevere. Ci sono una decina di macchine in sosta abusiva in uno spazio microscopico e abbastanza sfida abbastanza le leggi della fisica. Eccoli, lì sotto ci sono le strisce pedonali.